Salve a tutti cari amici di evosmart.it e bentornati in nostra compagnia. Vedete quest'oggi cosa abbiamo qua sotto la lente della videocamera. Finalmente andiamo a fare il video unboxing del Redmi Note 7 Pro. Vi portiamo un'altra nuova anteprima qua sul canale YouTube, quindi vi chiediamo ovviamente di sostenere il canale con un bel tasto like, visto che non è stato assolutamente facile reperire questo smartphone e se ancora non l'aveste fatto iscrivervi al canale YouTube stesso. Mi raccomando, WeFanShow qua sotto in descrizione troverete il canale Telegram dedicato a Xiaomi Geek, quindi tutte le nuove news barra offerte dedicate a Xiaomi le troverete all'interno del canale e poi il gruppo Telegram dedicato a voi fan Xiaomi. Detto questo, lanciamo subito la nostra sigla. Allora, andiamo subito ad aprire il box di vendita. Vedete, eccolo qua, Redmi Note 7 in versione Pro, finalmente è qua all'interno del nostro canale YouTube. Il dispositivo con a bordo il processore Snapdragon 675 e il sensore Sony per quanto riguarda la fotocamera. Qua nella parte sinistra non lo vedete, ma abbiamo anche il Redmi Note 7 Global, eccolo qua, quindi la versione non Pro. Poi vi farò vedere un po' nel dettaglio quali sono le differenze e arriverà ovviamente il Versus. Questa è una versione 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage. Andiamo subito ad aprire il box di vendita. Ecco qua, quindi andiamo a spacchettare questo Redmi Note 7 Pro. Alziamo il contenuto, che non dovrebbe cambiare rispetto al Redmi Note 7 Global. Infatti ecco qua la classica coverina in silicone fumé. Poi abbiamo libricini di istruzioni che mettiamo da parte. Vedete, ecco qua la cover che non cambia assolutamente da quella del Redmi Note 7 Global, ed ecco qua il dispositivo in colorazione azzurra. Togliamo subito tutte le plastichine, colorazione veramente veramente molto molto bella. L'avevo già vista nel Redmi Note 7 Global, viene riportata anche in questo Redmi Note 7 Pro. Vedete, sensore IMX586, quindi ci ricorda la variante del nuovo sensore su questo Redmi Note 7 Pro. Lo Snapdragon, come vi dicevo prima, 675, ritornano i 4000 mAh di batteria su questo Redmi Note 7 Pro, che andiamo a togliere, quindi subito anche la pellicola frontale. Eccolo qua, vi faccio vedere anche il dispositivo, tasto power on, power off, nonché bilanciere del volume nella parte destra, una parte inferiore con l'ingresso del cavo Type-C, speaker, primo microfono, una parte sinistra con l'inserimento delle SIM, parte retro con sensore biometrico per sbloccare tramite impronta digitale e dual camera con doppio LED flash. Andiamo dunque ad accendere il telefono. Nel frattempo che lo smartphone si accende, vi faccio vedere anche il contenuto di vendita. Vedete, cavo USB, USB di tipo C, caricatore da parete, che non è ovviamente in formato europeo, perché ancora non sappiamo quando e se arriverà in Italia questo dispositivo. Quindi mettiamo tutto da parte. Vi faccio vedere anche più nel dettaglio le differenze con il Redmi Note 7 Global, che è quello nero sulla sinistra. Vedete, non cambia niente nella parte posteriore, non cambia niente nella parte destra, sono praticamente gli stessi identici smartphone, cambia però ovviamente il cuore pulsante. Snapdragon 660 per l'ormai conosciuto Redmi Note 7 Global, Snapdragon 675 per il Pro, ovviamente sensori Samsung per il Global, sensori Sony per quanto riguarda il Pro. Ecco qua che vi ho avviato lo smartphone, vi ho ovviamente eliminato la configurazione iniziale. Vedete, non abbiamo il Play Store, non abbiamo la lingua italiana momentaneamente su questo dispositivo. Dovrò andare a sbloccare i bootloader e vedere se ci sarà una custom ROM, quindi se ci sarà magari una MIUI.it disponibile su questo dispositivo. E vi faccio intanto vedere le informazioni sullo smartphone stesso. Vedete, abbiamo la versione della MIUI 10.2 con Android 9 Pie, le patch sono quelle di febbraio. Come dicevamo prima, il processore è il 675, 128 GB di storage interno. Non cambia l'interfaccia rispetto al Redmi Note 7 Global, quindi andrò a testare questo prodotto per voi momentaneamente in lingua inglese, quindi vi farò vedere comunque sia lo smartphone, come gira più che altro la fotocamera e se ci saranno soprattutto differenze con il Redmi Note 7 Global. Per oggi ragazzi è veramente tutto per questo video unboxing. Come sempre ci sentiamo nel box dei commenti che è aperto per voi. Tutto lo staff di evosmart.it vi ringrazia, vi saluta e ci sentiamo nei prossimi video.